Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Allora, sono Alexander Russo e faccio il contadino. Oggi ci troviamo praticamente ad affrontare un problema che sicuramente tutti intorno ad aprile hanno, aprile-maggio. Di cosa sto parlando? Come vedete alle mie spalle, eccola qua, della famosa bolla del pesco. Ora in questa pianta qua siamo anche fortunati perché c'è veramente poca bolla. Questa è una pesca nata dal seme, scusate un secondo, ve la faccio vedere meglio. Questa è una pesca nata dal seme e ha veramente poca bolla. Quelle nate dal seme, le selvatiche diciamo, fanno poca bolla, sono più resistenti, e se siete fortunati come per esempio io con questa pianta, fa delle ottime pesche. Adesso vi faccio vedere un'altra pianta che è una che... No! È andata! Speriamo che ritorni! Il Germano ha preso il volo! Guardiamo un po' dove va! No! Dai! Torna qua, eh! Dai, arriva! Eccolo! Eccolo qua! Eccolo là! Dove va? No, è andato. Niente, abbiamo perso il Germano, ragazzi. Vabbè, vi siete beccata questa diretta. Torniamo al nostro... Sarà meglio che gli spunto le ali. Allora, andiamo a vedere un pesco davvero. Sono un po' sconvolto, eh. È il primo germano che mi scappa, non so se entrerò, non penso proprio. Vabbè, andiamo a vedere queste due pesche come sono distrutte. Qui bisogna per forza trattare e oggi useremo un prodotto naturale che è il bicarbonato di potassio. Come vedete questa pianta è veramente malandata. Se non si tratta si rischia di farla proprio seccare. E quindi siamo costretti almeno a usare quel prodotto lì. È naturale e ora vi faccio vedere come si usa. Ecco qua il magnifico prodotto K Plus, bicarbonato di potassio. Infatti se vedete dice zero residuo, solubile, quindi anche certificato nel biologico, non ci sono problemi. Allora, lui dice di sciogliere in acqua dai 30 ai 50 grammi di prodotto per 10 litri d'acqua, applicare in maniera uniforme sulla superficie fogliare. Poi si possono effettuare trattamenti a cadenza di 10-12 giorni. Allora, adesso noi andremo a fare la preparazione. Allora, vi consiglio di fare prima di tutto metterlo in un barattolino. Io ne ho messi 5 grammi perché ne farò 10 litri. Poi versiamo un po' d'acqua nel barattolino in modo che la facciamo sciogliere per bene, la mescoliamo e poi la versiamo nel nostro irroratore. Ecco qua il nostro composto, ora lo andiamo a buttare dentro e andiamo a darlo alle nostre piante. Ok. Allora, eccoci qua nella pianta incriminata. Adesso vi faccio vedere come si dà. Beh, è semplice, si usa diciamo l'irroratrice e cerchiamo di darlo il più possibile a tutte le foglie.
Ok ragazzi, avete capito più o meno come si dà, come si fa. Io fra adesso 10 giorni lo rifarò nuovamente e niente, speriamo vada via per salvare le piante. Pensate che quest'inverno è autunno, ho trattato 3 volte col verderame, per cui quest'anno è stata davvero davvero molto cattiva questa bolla. Perché un altro rimedio è trattare in autunno e inverno col verderame. Ok, spero sia stato interessante, utile. Se lo è stato, lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi al canale per i prossimi video. Ciao a tutti, amici. Canale, benvenuti nuovi sul mio canale. Oggi, dopo tanto tempo, ritorniamo sull'angolo della barzellettina. Allora, adesso me ne racconto una. Questa